Ora passiamo al secondo match di questa serata di Glorious Point. Guardiamo 30 luglio 2018, certamente un evento importante questa edizione, perché comunque vedremo un main event veramente molto interessante, il ladder match tra Dark Ara, il primo in classifica con 24 punti, e Mr. P. Mr. P che ha, andiamo a vedere quanti punti ha, che non ricordo al momento, 15 punti. Il match vale per 3 punti, quindi andrebbe a 18 punti e a 6 punti dal suo diretto contendente, ma certamente certamente sai qui Big Mike cosa sta facendo, chiede il touch, ma The Prince viene messo alle strette in questo normal tag, non tornado tag, quindi c'è stato un errore di programma. C'era stato detto che doveva essere un tornado tag team match, invece niente, soltanto un normal tag team match. Running Flame Master da parte di Prince, mentre Big Mike vorrebbe il cambio. Vorrebbe il cambio Big Mike. So far this has been a very competitive tag team match. This could be huge. E Big Mike ancora vorrebbe il cambio, ma The Prince da solo. Vediamo l'avviso di Prince. Finalmente arriva il momento di Big Mike contro Hildebrand. Braccio teso devastante da parte del mastodonte della TWF, che in quel della TWF è stato appena informato, cioè è stato appena detto che farà parte della Six Man Battle Royale per il number of contender al titolo di campione del mondo. Che, dato che Alexander ancora non è un number one contender, il campione del mondo TWF, mentre qui Big Mike vedrà il cambio Hardcore Legend, che però fa una pessima figuraccia. Questo invece è l'ingresso di Dante. Dante che si apprende con Big Mike, attenzione, tra due non ci sono molti trascorsi, però certamente Big Mike è uno che non se ne fa dire due volte le cose, e qui l'arbitro però interviene. Hardcore Legend vuole approfittare, ma back body drop del demone Dante, mentre un po' deludente comunque Hildebrand, mi aspettavo un po' di più, ma ricordiamo questo è un 2 contro 3. Qui il general manager, anzi il boss Matt Pranzo, insieme a Dave Batista hanno voluto fare le cose un po' a cavolo di cane. E sai qui Big Mike cosa fa? Metterà un face slam da parte di Hardcore Legend, che potrebbe andare a chiudere, mentre Hildebrand viene portato al centro ring. E Hardcore Legend qui sbaglia totalmente. Attenzione, l'arbitro sta contando fino a 5, altrimenti il team di Big Mike perderà. Meno male che Big Mike ha capito qualcosa del wrestling, e allora si allontana dal ring. Dovrà andare al suo angoletto per chiedere il touch. Eccolo lì, dovrebbe chiedere il touch, eh sì. Hardcore Legend l'ha visto, finalmente. Attenzione a Dante, Irish Whip ancora. Stavolta ha vinto Dante con una side slam ben portata. Poi Big Boot di Dante, che vuole fare i punti, sarebbero 4 punti, pensate, in una botta solo. Ma a parlare, diciamo che ricordiamo, anziché Big Mike, in sole 3 settimane ha conquistato 16 punti, il che veramente gli fa onore. Match che è molto lungo, controlling the arm. The Prince si mette anche lui di mezzo, ma Dante alla meglio, una testata nei confronti di Hardcore Legend, che barcolla e molla, cade a terra. Big Mike invece rientra nel ring. Cosa fa Big Mike? Qui rischia la squalifica perché non può stare nel ring. Allora Hardcore Legend lo mette Dante a mo' di pipistrello.
Big Max si sta facendo un giretto, ma qui sta sbagliando, dovrebbe aiutare Arthur Legend. Attenzione, braccio teso. Il Prince non riesce a dare il cambio. Intanto lo prende, Chokeslam in arrivo, Chokeslam in arrivo, attenzione. Che legnata, ragazzi, da parte di Dante. Quindi Big Mike non riesce a farsi dare il cambio. E allora se lo prende Hardcore Legend, Big Mike che sta facendo? Kowalski controlling the waist. L'Ergo sta contando, attenzione. Big Mac rischia, meno male. Attenzione, e qui The Prince va a dare cambio a Big Mike che entra. Attenzione, attenzione, che backbody troppo a fatica da parte di Dante. Attenzione qui Dante, Big Boots ancora, Big Mike viene massacrato, e poi Camel Clutch, anzi no, una hip drop, un colpo con l'anca, un'ancata da parte di Dante, ora va a dare il cambio a Fresco Hildeburg, e Binks e Big Mike, che sta facendo? Qui in cabina di regia veramente stiamo ridendo perché non capiamo l'atteggiamento del Big Mike. Attenzione qui Big Mike cosa fa? Gorilla Press Slam? Lo lascia vedere le spalle, siamo a 3, attenzione. Poi Hildeburg, quello va a colpire, attenzione! Attenzione che Big Mike sembra stordito! Hildeburg, chiama clutch modificata! Attenzione! Poi lo lascia! Big Mike soffre, soffre! Da parte di The Prince, il momento opportuno per terminare i giochi, ma anche se ho The Prince, Big Mike qui cosa fa? Target and destroy the back. I can't believe everything that's transpired thus far. It's been so un braccio teso devastante. Poi cosa fa? Lo mette al centro del ring, lo sposta. Il Prince ne vuole approfittare, ne approfitta con le arti marziali. Ora il cambio a Hardcore Legend. Attenzione Dante qui, Chokeslam in arrivo, Chokeslam in arrivo su Big Mike, ragazzi, devastante stavolta Dante, potrebbe chiudere il match. Ma prima, attenzione, una Coastline from Hell, incredibile, per distruggerlo. E poi il cambio a Hildeburg. E qui Hildeburg lo solleva, attenzione, lo prende,
12 steps, i 12 passi. Incredibile, non basta però. E poi, mamma mia, questa cross chop. Questa chop a croce. Il debole qui ancora, butterfly backbreaker. Non ha finito qui però il debole. Questa è manovra combinata. Il Deburg ancora, attenzione, forse non ha le bomb. E va senza schienamento però. Mi aspettavo un eventuale schienamento da parte di Deburg. Qui però ancora potrebbe chiudere il match. Eh sì, la sua Celtic Bomb. La manovra decisiva. E qua è finita, qua è finita. Il Deburg, Dante va a colpire uno ma non l'altro. E qui non fanno i conti con l'oste. Uno, due, e tu! Arriva Hardcore Legend, veramente per un soffio. Il Deburg ancora High Ride Siren. Allora vediamo se c'è una manovra combinata stavolta. Ancora non c'è una manovra combinata. E ancora una volta Hildeburg va a chiudere con la Celtic Bomb, la bomba celtica. Ma Dante qui dovrebbe colpire sia Hardcore Legend sia The Prince. Va lo schieramento, ma forse è come prima. Uno, due, e ancora come prima Hardcore Legend. Spook DDT da parte di Hildeburg, che qui dovrebbe chiudere la terza Celtic Bomb. Dante qui però deve buttare giù tutte e due e non soltanto uno. Ancora Hildeburg, Titan Backbreaker. Qui dovrebbe chiudere il match, dovrebbe chiuderlo, ma ancora una volta ragazzi. Mamma mia ragazzi, questa Kryptonite Crunch, famosa la Kryptonite. E poi andiamo qui, Big Mike però, molto bravo in questo frangente. Rush Leg Sweep e va a chiudere il match. Uno, due, e non basta. E allora Running Face Slam, Big Mike devastante in questo frangente. E si apprende con Dante. Sembra neondante il block, il blocco di testa. Incredibile questa zuccata. 1, 2 e 3. Big Mike va a schienare Hildeburg. Però che fatica per questi tre, eh. Hildeburg e Dante hanno venduto cara la loro pelle. 14 minuti, pensate un po'. Prince, Big Mike e il collegio vanno a conquistare tre bei puntazzi. Ma adesso andiamo a triple threat tra Hardy, McMorton e Duburkelli. Triple threat, Steel Cage Match.